Partiamo che sei rilassato, Sì, dai. quindi non sembri molto rilassato, Mi Franci. Allora, vergogno. vabbè, tu che ti Io devo vergogni? guardare te con la Franci che si telecamera. vergogna. Guardo Tu la devi telecamera. guardare, guarda, se vuoi guardare, guarda qua, se vuoi Ok. guardare me, guarda me, quindi partiamo. Ciao a tutti, allora, benvenuto in questo nuovo Ciao. video, non prendermi in giro. Questo video oggi ha un ospite d'eccezione, cioè Franci. Chi è Franci? Franci ovviamente è mio marito e... non vale fare Non so ce ne facce. faccio. Ok, e oltre a questo lui di professione fa il giardiniere, quindi come avrete immaginato dal titolo, oggi parliamo di piante. Per Allora evitare io... che dica cavolate, è ci sono. subentrato. No, più che altro è per una questione di manutenzione della pianta. Dove io sono molto brava, ho un po' l'alice verde altissimo e quindi avevo bisogno di un aiutante. Allora, detto ciò, mi sono fatta una lista di piante di cui adesso andremo a parlare, però questa lista di piante, perché l'ho fatta? L'ho fatta in base ad un gusto un po' personale e un po' sempre preso per ispirazione. Quindi, allora faccio una piccola intro come al solito. Io ho degli studi che sono completamente lontani da tutto ciò che riguarda il design d'interno. Architettura, no, assolutamente. Io non sono architetto, non sono interior design, sono solo una grande appassionata di tutto ciò che riguarda l'arredamento di interni. E per poter sviluppare, diciamo, questa mia passione, continuo ad informarmi. Per informarmi, guardo Pinterest, leggo, guardo profili Instagram che, di case che a me comunque piacciono. E da questo, ho tratto questa classificazione di piante. Quindi, ho scelto delle piante che vedo per la maggior parte nelle case fighissime. Che vedo su Instagram, di cui poi vi lascio il link e magari ve lo lascio mentre parlo, poi delle diverse piante. E quindi Francesco non lo sa, ma finito il video avrà il compito di cercarmi tutte queste piante. Vero, Franci? Certo, Ok, così quindi avremo una casa con sole piante, una giungla, faremo una che non giungla. va neanche bene. No, allora, e quindi io direi di partire. Sono andata questa settimana, no, la scorsa settimana, oggi è? Vabbè, insomma, la scorsa settimana sono stata da IKEA e vi dirò che IKEA è davvero una grandissima fonte di ispirazione perché IKEA segue esattamente quello che è la moda del momento. Quindi voi andate nell'angolo serra di IKEA e trovate di sicuro non tutte le varietà, ma buona parte delle varietà che vanno, tra virgolette, di moda in questo momento. Però possiamo dire la verità che sarebbe meglio non comprare le piante di IKEA. Come ho fatto io. Però vabbè, vediamo quanto mi Comunque non sono dureranno. tenute in ottime condizioni lì. Non Vabbè, insomma, ma quello penso c'è una anche al finestra, non c'è niente. supermercato, Sì, no? infatti, supermercato così, sì, Dove vabbè, ho sì. comprato l'altra pianta, giusto? Allora, io partirei con... Franci, da che cosa partiamo? Parto alla Tu. fine, secondo me, con quelle che ho e quindi ve le faccio vedere, mentre per le altre che ancora non ho, ma che mio marito presto mi comprerà, vi mostro poi le foto magari a lato del video. Allora, io partirei con il Ficus elastica, che a me piace un sacco. L'ho visto da IKEA, non costa neanche molto e secondo me è molto bello. Però, com'è la manutenzione di questo ficus elastica, Franci? È semplice, cioè, allora, diciamo che abbiamo fatto una classificazione di piante che hanno una manutenzione abbastanza semplice, E giusto? poi anche in base alla luce, giusto? No? La luce? Ognuno di noi può prendere le piante che vuole, ma se poi non sono nel loro habitat, cioè il Nell'habitat. ficus elastica, devo dire che va bene anche tipo nelle zone, diciamo, un po' di ombra. Quindi va benissimo anche di fianco al nostro divano. Beh, ovviamente anche se è soleggiato, ma non deve esserci mai la luce diretta del sole. L'unica cosa però che sapevo che mi hai detto del ficus elastica è che rompendo le foglie
cade, esce il latte, esce il Ecco. latte bianco, vabbè, Che è quello appiccicoso però, sì, è appiccicoso, giusto? quello qualsiasi fico, Ah, capito? ok. Elastica, Benjamin, Amstel King invece dell'elastica, Ah, ok. quello al buio sta benissimo anche al buio. E com'è? Devo guardarmelo. Le Allora, foglie, ok. l'elastica ha le foglie belle, diciamo, Larghe, sì. belle È come se avesse grosse, poi delle ha radici delle che radici, pendono. esatto, aeree Ok. si chiama. Invece l'Amstel King, quello con le foglie strette, lunghe, bellissimo. Beh, comunque l'elastica è Ok. È facile, buono, sì, è anche ok. abbastanza facile, nel Ecco, senso. l'elastica lo vedo anche questo in diverse, ma diventa grande? Sì, dipende poi dal vaso, in che vaso è. Più il vaso è Ok. piccolo, la pianta è piccola. Se la metti in un vaso grande, La pianta pianta cresce. cresce, Va bene, ok. Allora, questo l'ho visto da IKEA. Seconda pianta di cui mi sono innamorata e che non ho comprato da IKEA, ma che avrei voluto comprare e che forse comprerò, però devo capire dove piazzarla, sempre per rimanere in tema, non comprate piante nei posti che non siano soleggiati, che non siano serre, comunque è la Calathea. Allora, io la Calathea da IKEA l'ho vista nelle due varietà spettacolari. Sono rimasta affascinata da questa pianta, l'ho messa nel carrello, l'ho tolta dal carrello, l'ho messa nel carrello, l'ho tolta dal carrello, alla fine l'ho tolta e non l'ho acquistata. E hai Da fatto IKEA mi male, ha fatto male, perché è dovevo proprio bella la Calathea. prenderla, Ce ne vedi? E sono. costava, mi sembra, 11 euro, Sì. quindi. E poi sono grandi, perché da IKEA c'è questa cosa, comunque la pianta non è venduta in un vaso piccolino, cioè sono delle piante già belle grandi. La Calathea, è semplice, non è semplice, perché La qualcuno mi Calathea. dice che comunque la Calathea non sia così semplice, che non va bagnata troppo, Allora, che... qualsiasi pianta non va mai bagnata troppo e non va neanche mai, cioè non bisogna neanche dargli troppa poca acqua, giusto? Ok. La Calathea è bella, ha sempre bisogno di un po' di umidità, però è una pianta del vaso tipo quando la compri, che cosa sarà adesso? Un 12-14 Non di lo so, diametro? queste sono, mi sa, delle Sono tutte piante 12, 14. che, per non sbagliare, un bicchierino del caffè, quello piccolino di plastica, una volta alla settimana. Una E volta alla sì. settimana. La Calathea, tra l'altro, fa ogni 12 ore, non so se magari qualcuno si preoccupa, chiude le foglie, le mette in verticale, poi si riaprono. Ok, non buttatela quindi, Esatto, cioè non bisogna spaventarsi, perché praticamente perché... è abituata nel suo paese di origine a fare 12 ore di sole e 12 ore di buio, Vedi capito? te che Quindi ogni roba. 12 ore alza le foglie e poi dopo le abbassa. Quindi anche se tu la porti a casa, che non è il suo clima, Sì? magari anche quando c'è il sole ha Ah, fa questa questa cosa. particolarità. Ah, ok. Ma ascolta, ma qui ad esempio la Calathea dove potremmo metterla? La Calathea qui la potresti mettere o nel corridoio di qua, che non ha la luce diretta opposta alla finestra, o nel bagno giù, o O il nel bagno giù. bagnetto giù. Però Secondo me poi poi vi la faccio luce che vedere abbiamo che cosa ho quasi tutti nel messo qua. bagnetto giù. Nel bagno giù e la finestra qua su cosa ho piazzato. Ok, poi ti faccio un'altra domanda. Va bene, quindi Calathea Sì, però se ce ne sono bellissima. almeno, c'è cioè un Allora, casino. da IKEA ce ne sono due di varietà. Allora, quelle Una... che viste tu. Sì, sono belle, ma la più resistente, adesso mi sfugge il nome, cacchio. Forse Calathea Macraonema. Maranta, Maranta. sì, Maranta, una roba del Vabbè, insomma, genere. da IKEA ce ne sono due, una che ha il sotto della foglia viola e sopra sembra dipinta, è Stupenda, stupenda, sì. mentre l'altra è tutta verde con all'interno Sì, delle ma comunque sono striature chiare. indistruttibili quelle piante lì, cioè nel senso, se le fai morire è perché è veramente, cioè, è difficile, capito? Cioè, è proprio resistente come pianta. Quindi, ciao Sara, ascolta bene questa cosa. E poi, allora, Poi io ragazzi, passerei... aspetta un attimo, scusami, Dimmi. Noi parliamo solo di acqua, dare l'acqua, l'ombra, il sole, però cioè, è fondamentale anche concimarle le piante, cioè Ma così. no, sì, è vero, anche quello. Quindi concimi classici, azoto, fosforo, potassio per favorire lo sviluppo delle radici, tutte queste robe qua, la clorofilla, le Ok. proteine con l'azoto e bla bla bla, via Quello che dicendo. facciamo tutte, sempre. Io lo faccio nelle piante negli altri, però se parlo di piante d'esterno, ma ovviamente anche d'interno, perché quelle d'interno durano una vita volendo. Anzi, Ok. qua mia moglie, dopo ve le farà vedere, ha preso due piante che lei, cioè, non so se in che situazione si è messa, non lo sa, ma tra 5 anni saranno alte 4-5 metri. Adesso le facciamo vedere. Allora, pianta che a me piace da morire e questa sarà, Franci dovrà cercarmela, è la Pilea. È la Pilea nella specie
vabbè, insomma, la moneta pilea. cinese. Ecco, la moneta cinese. Voi cercate, adesso vi faccio vedere la foto. È una pianta che va tantissimo. Penso che rimanga piccola comunque. È una No, pianta che ha delle no, foglie c'ha tutte cascanti, le foglie no? cascate, beh, piccola, fa Tutta. anche un fusto, quella lì se cresce bene, allora, no, di solito sono tutte foglioline piccoline sotto vicino alla pianta madre, Sì. però se si trova in condizioni addirittura sfavorevoli, questa pianta per assurdo vi farà, cioè diventerà bellissima perché formerà uno stelo lungo con tutte queste fogliottine a forma di moneta, tutte che sembra tipo un manichino, capito? Però Allora, qua me vabbè, la devi trovare, Franci. sì, Però è difficile da è trovare difficile trovarla in perché non si commercio. È trova. difficile trovare in Devo vedere al commercio. Viridea, Franci. Viridea non lo so, difficile, ma All'IKEA non l'ho trovata. io l'ho Ala! trovata in un posto. E non me l'hai Sì, presa. l'ho Ah, presa. sì? Sorpresa, ce l'ho qua. Se aspetti 30 secondi, ve la faccio vedere. Non sto a fare il video, che sennò. Non ci credo. Scoop. Scoop. Ah, no, grandissimo! Allora, Franci praticamente è tornato a casa dal lavoro, lo vedete vestito poverino dal lavoro ed è stato acchiappato in questo video. Proprio perché io faccio Però la fatica pilea poi. scassava da un po' di Però la tempo, allora pilea ho rotto da un sacco di che è tempo. difficile trovarla, ci ho messo un po', ma ce l'ho Grazie, fatta. Franci! E E anche a un buon Franci è prezzo, perché questa in tornato. Inter costa 15 euro, ve lo dico subito, io l'ho pagata molto di meno, Sì, ovviamente. eh. Sì, vabbè, ovvio. Grande, Franci, grazie, amore. Bellissima! È questa. Quindi poi vi metto anche la foto perché io mi ero fatta tutto. Mi sono cercata, mi sono fatta tutto uno studio. È stupenda. Bella, bellissima. È bellissimissima, adesso me Poi, la allora, adesso metterò vi giù faccio vedere, ma come faccio a farvelo come vedere? Quella più grossa, con le foglie più grandi, è la pianta madre. sono felice. Fai In così. mezzo, se, no, non si, queste foglioline qui Sì. sono già, cioè, sono già, è già un'altra piantina, nel senso, quando raggiungerà, so, 4-5 centimetri, si può togliere con un coltello bello affilato e disinfettato Scusate. e la si può ritrapiantare in un vasetto con della terra, deve essere leggermente umida, poi la pianta va da sola. No, poi allora, cos'è che Ma cosa fai col passiamo? foglietto? Aspetta, no, perché mi devo. Tra l'altro, tutti sbagliati i nomi, eh? Sì, perché li dovevo leggere. Allora, aspetta, questa io direi. Strelizia. Passiamo a un'altra pianta che è bellissima, davvero, ragazzi. Sì, Io però la finora sono, vedo. devi spiegarlo alle ragazze, secondo te, queste piante vanno bene dove uno, anche la casa abbastanza buia, capito? Tranne che Quella che per sto dicendo questa, perché adesso, comunque, ok, va bene. cioè. Allora, e comunque sono delle piante, a parte forse la pilea, che diventano comunque grandi, quindi hanno bisogno di spazio. Allora, la strelizia, io mi sono innamorata di questa pianta e la vedo, sai dove, Franci? Anche nelle camere. Sì, è bellissima. Viene messa nelle È che camere poi ed diventa è comunque ingombrante, stupenda, stupenda, è molto eh? Devi grande, è immaginare che è un alta, è banano alla un fine. banano e quindi ha bisogno di luce. Eh sì. No, Ha bisogno di luce, ha bisogno di poca acqua, tanta beh, in acqua, realtà deve media. essere umida la terra, perché comunque. Come banano in Eh sì, esatto. generale. È il clima, cioè deve essere non troppo. Cioè il clima esterno, non della terra, deve essere comunque un po' secchino, capito? E deve essere tanto luminoso. Bello, bello, Quindi da noi, aspetta, da noi, bello. È solo che è una pianta da tanto noi, dai ingombrante, su da non qua. so, Dai infatti, cioè, non su da qua, secondo me so. va bene, noi abbiamo luce, che qua ci sono le persiane, e tende, una volta ci sono le veneziane, e poi non si capisce più nulla, ragazze. Eh sì, perché lo sai che questo. Allora, quindi però la strelizia è stupenda, davvero ragazza, è stupenda. Che tra. No, Poi, aspetta, la dimmi. strelizia, il fiore, oh! Cioè, mai visto che fiore fa? Fa un fiore arancione bellissimo, a volte anche blu, quelle rare, No, non a l'ho mai forma visto, di Franci. gallo, cioè sembra la penna tipo di un uccello, di un aerone, qualcosa, bellissimo. Cioè, tipo, immagina, sì, Veramente? bellissimo, fa un fiore stupendo, insomma, non sai niente di piante.
Vabbè, io le vedo, io so quelle, mi sono cercata quelle che erano quelle piante, sempre col suo aiuto, perché sono andata a guardare le immagini e gli ho chiesto che pianta è, che pianta è, e poi me la sono cercata in Sì. internet. Se te le sei cercate, potevi anche spiegarle tu allora, la vedi No, sull'immagine. perché poi dovevo leggere tutto, quindi passavo tutto il tempo a guardare giù, Ok, quella non così. legge perché il nome è sbagliato, quindi dici ai tuoi spettatori una cavolata, perché lei ha scritto Zamia Oculcas, e invece Zamia Zami Oculcas, tutto attaccato, Ma aspetta, però detta non... Zamia. Aspetta, non mi ricordo bene qual La è. pianta di Padre Pio. Ah, ok, ecco quella. Ok, quella che ha tante foglie, tipo Quella che sembra una pianta tedesca, sì, grassa. perché Ok, si è tutto sempre succulenta, verde, sì, sì. è succulenta. È che quella Ok. però, quella devo dire che è difficile da tenere, secondo me. È più difficile. Eh sì, difficile perché si deve proprio trovare bene la pianta, perché se la bagni troppo è un disastro, fa tutto il marciume, cioè, capito, marcisce lo stelo proprio che porta poi tutte Sotto, le ok. foglioline. E bisogna stare attenti qua. Il consiglio su quasi tutte le piante è di asciugarle, cioè di bagnarle, farle proprio asciugare, di non lasciare mai l'acqua nel sottovaso, perché sarebbe il ristagno idrico che non va bene alle radici, quindi formerà poi dei marciumi, funghi, bla bla bla, malattie varie del caso. E basta. Ok, quindi Ormai, la basta. zamia, io l'ho Sì, vista parlate, io anche non parlo più. questa, Il giorno che non parlo. alcune fasi, in alcune case, e mi piace, ma vi dirò che è bella, sì, ma non è proprio tra le mie preferite. A me piace quando hanno queste foglie comunque un po' grandi, un po' d'impatto. Allora, poi passiamo alla... Ho Sansevieria. questa che è la pianta che piace a te, la Sansevieria. Sansevieria, Sansevieria, volgarmente chiamata, ma in Sansevieria. realtà è Sansevieria, c'è cioè chi lo scrive in un modo, chi nel... Sansevieria Quindi. chiamata lingua di suocera, perché c'ha queste foglie lunghe, lunghe, Ah, è bella. verdi, Ma quella c'è in gialle. diverse due tipologie almeno, no? O Sì, solo? c'è anche adesso, l'altro nome mi ricordo, ma c'è quella che avevo io tanti anni fa, e solo verde che intrecciavamo tutte le Bravissimo, ok, foglie, quella molto lì. particolare quella che ha le foglie che sono un po' quasi spesse, Sì, spessissime, diciamo. durissime, che riesce addirittura A ad fare, annodarle e fare sì, i è nodi, vero, una mi cosa ricordo. incredibile. Io passerei a un'altra che è molto bella e è la dracena. La dracena vi lascio la foto della dracena che comunque vedo spesso, ma la No, yucca ce fa l'ho, la parte volete delle dracene? vedere? No, non è vero. Scherzo. La dracena fa parte della yucca, tipo, è Sì, simile però. la Perché adesso dracena. si vedono tanto anche le yucca, Sì, comunque si sì, credo, non so se è la stessa famiglia, perché non mi ricordo, ho studiato talmente tanto tempo fa, però sì, dice. comunque sì, il portamento è quello, È quello, tronco, braccetti, tronco, sì, la bravo. yucca da tenere in casa è molto pericolosa se hai bambini o qualcosa, Perché è pungente, punge ha le anche come foglie si dice, i margini delle foglie sono bilanti. taglientissimi, come la carta, Quindi no, è molto quindi bella, a me piace un sacco, la devo essere dracena ce ne sono sincera. La milioni. dracena è quella che dovrei prendere perché ce l'ha mia nonna, l'ha Tronca tutta avuta la mia nonna felicità, e per un pure. sacco di tempo perché lei è quella che fa risuscitare anche, vabbè, insomma, tutte le piante, anche quelle che sembrano dei cadaveri. Quindi l'ha tenuta lì un po' di tempo, dovrebbe ridarmela e vedrò poi dove E poi la metterla. particolarità di quelle piante è che se tu tagli, sai che fanno un tronco, diciamo, poi si Sì. divide in tre rami, tu li puoi tagliare, li metti direttamente nella terra e attecchiscono, bellissimo. Più sulla fragrance, dracena, fragrance, da buio, top. Ok, niente, apriremo una serra noi. Sì, no. Poi io direi di passare Oh mamma mia. È l'ultima? No, sono le due. Allora, a livello di questo, cioè in questo stile, che è lo stile che a me piace, che è lo stile scandinavo, lo stile nordico, di cui poi vi ho lasciato i link di queste pagine Instagram, vanno molto le piante succulente, quindi tutte le piante grasse. No, io ad esempio le ho messe in lavanderia, dove davanti alla finestra ho un muretto, sono lì appoggiate, estate, inverno. In inverno le lascio all'interno di una serra che ho acquistato tempo fa da Ikea,
trasparente e devo dire che da quando sono lì beccano luce e le bagna solo Franci e sono Fate sono ancora stupende. vive. E sono ancora vive e sono bellissime. Tant'è che avevo una composizione fatta da tutte queste piantine qui, le abbiamo suddivise in diversi vasetti e stanno crescendo a vista d'occhio, quindi fantastica. Proprio per questo, Franci, scusami, va a letto, mi passeresti la Ma nostra vuoi questa? A me questa succulenta? non piace A me personalmente. piace da morire ed è davvero una pianta fighissima, cioè l'aloe. Allora, questa pianta mi è stata regalata da mia mamma. In realtà all'interno di questo vaso ci sono quante Altre piante? Altre piantine, due mi piantine. pare, una, due, tre forse. Tre piantine. Noi abbiamo fatto la La prova prova, infatti, di perché? questa ha sofferto le più piccole, Sì, perché essendo piccole quelle sono. sotto, ma poi tanto è un ricambio normale. Però guarda quante ne sta facendo dal mezzo. Allora, perché in realtà noi volevamo fare questa Ma prova, sono le ancora abbiamo giù? lasciata, sì, certo, grazie. L'abbiamo lasciata fuori d'inverno, quindi fuori dal box, perché volevamo piantarla in giardino, quindi in un punto dove si vedesse che insomma, riuscisse a diventare grande, bella grande, perché ho paura di portarla in casa e poi di non avere, essendo una pianta molto grande, di non avere abbastanza luce e poi di farla morire. Quindi abbiamo testato e comunque mi diceva Franci che quelle più piccoline hanno un po' sofferto, quelle grandi no, e stanno ricacciando altre dal mezzo. Quindi per chi avesse tantissima luce, per chi avesse quelle case con un bel davanzale davanti proprio alla finestra, io consiglio vivamente le piante grasse, sono bellissime e così vi crescono a vista d'occhio. Ho sempre avuto il pallino di una pianta grassa, che è quella di Paolo e la Giuliana, quella pianta grassa tipo lunghissima, Mamma mia, vuoto. Qual è? quella. Ah, ma è l'euforbia? Bravissimo, quella. Ma quella, quella clima secco, la bagni, Ma una infatti volta. forse l'ho E poi remorta. ci vuole terriccio E quella sabbioso, la trovate da mix. IKEA, è Se no, ecco, bellissima, compratela da Ikea, stupenda. lo fa anche se c'è. Bellissima, stupenda, quindi davvero. Allora, poi passo a un altro mio acquisto che ho fatto perché andavo a fare la spesa al Tigros, io vado a fare la spesa al Tigros e Ah, mi sono. quella del Tigros? Sì. Adesso sì faccio vedere le Se piante no, su me la puoi portare Mercato. va a letto per piacere? La Dieffenbachia? E sì, è la Dieffenbachia. Eh sì, facciamo vedere la foglia No, gialla aspetta, su. lasciala Ah, girata, dopo. mangiamino Ma tanto c'è così. anche questa, Non non ti so. preoccupare. È questa. Questa è una pianta bellissima da appartamento. Le ho già tolto quattro foglie da quando è arrivata qua. Perché è normale, cioè. Non è vero, una Sì, foglia. no, le togli, però guarda, ne ha già tantissime, ne ha È già un po' una, due, tre, floscia, diciamo, quattro. e sta facendo delle foglie Quando così. fa le foglie così è perché è lo stress della pianta di dove era prima e dove va dopo, che ci vuole, diciamo, Ma anche perché quell'allungamento che secondo me dura un mese, mese loro la congelano anche. e mezzo. No, adesso vedi che io adesso l'ho lasciato asciugare. Non la Come metti stai nelle dicendo? celle Ma frigorifere? va, no, quella è la frutta, casomai, è assurdo. Frutta e verdura ormai mettono tutto nel congelatore, io non lo Mettono nel so. congelatore anche Le le piante? No, piante? forse dovrebbero mettere noi nel congelatore. Vabbè, insomma, no, non la mettono nel congelatore, pensavo per mantenerle. Comunque questi, bisogna stare attenti a questa pianta perché si ammala spesso di cocciniglia se la si bagna troppo. Quindi adesso è praticamente asciutta, Franci mi quindi super diceva che efficace. come questa c'è una pianta che è molto più resistente, la. Aglaonema. Che sta anche al buio, io l'avevo in un ristorante giù al piano proprio seminterrato che non c'erano neanche le finestre, c'era solo i. No, Lucernare, no, lì c'erano dei neanche i lucernari, non a lucernari. casa No, a casa nostra. nostra non abbiamo lucernari. Cos'è che era quindi? Non Boh, so, delle sì, perché finestrine, erano tipo, sai, le palestre, una taverna, sì, una sì, taverna, che hanno ok. chiuso uno spiraglio, praticamente al buio, c'erano solo Sanseverie e Aglaonema. Le Sanseverie le cambiavo ogni mese. Praticamente perché se è proprio al buio pesto non va bene, poi la luce ci vuole. Invece la glonema che è simile a questa duravano molto Sì, è molto di vero, più. perché poi l'ho cercata in internet e effettivamente è uguale, cioè È simile. è molto E queste simile. sono piante che tendono a marcire, capito? Se le bagni troppo, sono. Però Sì. ne fa Adesso tante foglie in mezzo in compenso. Questa per esempio adesso andrebbe tagliata, la tagliamo. rimossa e poi continua a fare le foglie nuove. Ok.
Passiamo. Mi metto via. Grazie. Questa comunque vediamo, forse è la prima che morirò. Ma oh, che bello, sì, che ho la mia pilea, io sono troppo felice. Ah, sono fammi troppo felice. La pilea, mi sono dimenticato, posso? No. Fa... Cioè, no, così. Okay. Allora, adesso passiamo. Fiorisce la pilea. Sì, vedremo allora se la nostra no, fiorirà. Se sono rose fioriranno. Le begonie, così la gente lo sa, okay. La begonia la conoscerà. Sì, però a me fa un po' caccare, vi dirò la begonia. Le stagionali che durano 6-7 mesi, io le metto nei condomini, nelle ciotole. No, ecco, dove piacciono di viole, tanto sei mesi di alle begonie. Persone, tipo mia nonna. Allora, esatto. Piantissima, dove sei andato? Ok, sì, a riordinare la cuccia della Daisy. Allora, io vado felicissima, fierissima di questa pianta perché la cercavo da un sacco di tempo, anche questa, e mia sorella è stata da IKEA e mi ha detto: Elena, corri! Perché sono arrivate, in realtà sono andata il giorno dopo e da 20 piante che c'erano ne erano rimaste 6 e io cosa ho fatto? Ne ho prese 2 addirittura. Proprio rovinato. Perché non la trovavo da così tanto tempo e quindi l'ho trovata e ho fatto scorpacciata. Allora, è questa. Errore. Perché? Perché poi crescono. Devo prendere... Ah. La tengo io? Ah, è la monstera! Allora, monstera? La monstera... Cos'è? Devi... Boh, vabbè, non lo so. La varietà. Comunque la varietà, sì. Una roba la monstera, io me ne sono innamorata dalla casa di Peter... Ok, loro sono due ragazzi che hanno questa casa stupenda, l'hanno in ogni dove, l'hanno in bagno, l'hanno in camera, l'hanno in soggiorno, l'hanno dappertutto. E allora io l'ho comprata, è così praticamente, adesso mi auguro di non fare. No, sì, mi fai cadere la terra sul letto, mi arrabbio. No, no, eh. Non ti preoccupare. Allora, questa è 21 centimetri di diametro, quindi è gigante. E il problema è che è venduta così da IKEA, quindi non c'è un sottovaso, non c'è nulla. Volevo acquistare il classico cesto, intrecciato, tipo il bambù intrecciato, che è stupendo. Però ho voluto temporeggiare un attimo e quindi da IKEA ho comprato questo. Questo è venduto come... Non è un vaso, ovviamente, è venduto come cestino. Cestino per la pattumiera. Io infatti ne ho un altro bianco dove ho messo l'altra monstera. È di plastica e costa 1 euro. Quindi questa nel suo cestino nero l'ho messa in bagno e vi faccio vedere. Mentre l'altra l'ho messa qua in corridoio nella zona notte e adesso vi faccio vedere. Perché ho optato per una cosa del genere? Prima di tutto per il costo, perché comunque 1 euro contro i 10 euro del cestino che di sicuro comprerò, ma tra un attimo. Seconda cosa perché è di plastica e non voglio andare a travasarla per il momento, la lascio nel suo vaso, non avendo sottovaso, così l'acqua in eccesso non mi va a creare anche danni. Anche perché questa si vede l'hanno appena messa in questo vaso, da poco. Forse sì, l'ho scelta perché aveva delle radici, aveva un sacco di radici, bellissima. Brava, quindi mia moglie, così vuole propagarle, insomma. Così posso, ecco, la cosa di questa pianta che è una pianta... Per il momento è piccola ed è cascante, leggermente. Sì, questa è arrampicante, la monstera nasce come arrampicante, ragazzi. Arriva fino a 6 metri di altezza in Messico. Infatti la mia vicina mi ha mandato la foto di questa pianta che lei ha visto all'interno di un palazzo, bellissima. Sembra una pianta da giungla, tipo. Allora, noi abbiamo provato, perché ho fatto questa, non dite, fatemi dire la parola, questa... cacata di tagliare dalla sua pianta una foglia a caso e metterla nell'acqua. Allora vi dirò che la foglia è durata un sacco di tempo perché sono andata avanti un mese, ma ovviamente non ha fatto le radici. Le radici le avrebbe fatte se io fossi andata a staccare un pezzo del ramo con già delle radici aeree, giusto Franci? Ma dai, è ovvio. Andando a metterla in acqua. E quindi fatelo se avete una monstera molto grande. E poi serve il tutore da mettere. Sì, poi mi servirà qua un tutore e dovrò andare a farla crescere in altezza. È per quello che devo un attimino valutare le piante adesso. Posso da guardare. La particolarità di questa pianta, sì. Che come si vede che le foglie così, quando sono piccole, quando vero, sono giovani, a cuore. Sono a cuore, diciamo tutte piene, invece quando diventano
più anziane anziane saranno Si rompono, si tutte, si tagliano in rompono mezzo. intagliate con delle forme un po' strane. Nascono che già un po' tagliate, ma la sua particolarità è quella. Basta. E questa, secondo me, è proprio la pianta che va di moda in questo momento. Quindi IKEA è fornitissima, ha periodi alterni, però è fornitissima. Andate, compratela e non ne rimarrete deluse. Ah, ed ogni foglia di ogni pianta che abbiamo parlato, Sì. mi raccomando, quando c'hanno la polvere, Adesso vado e la perché l'ho presa da panno, e poi IKEA sono che era piante che vanno completamente irrorate queste, sporca, con uno spruzzino vanno irrorate con vaporizzate, l'acqua, diciamo. non di casa, cioè, perché il calcare non va bene sulle foglie che sennò le macchie, quindi Ok. acqua, com'è che si Però dice? questa qui è Smutizza, no, decalcificata, insomma, smutizza, boh, osmotica, vabbè, beh, quella insomma. della Va lavasciuga, bene, quindi. quella dell'asciugatrice. Allora, Franci, però questa pianta Bella, è cioè, è bellissima. facile. Sì, Allora, con io ne ho l'intenzione, comprate due sì. proprio perché in tantissime mi hanno detto che è una pianta Va da sola, cioè, nel che senso ovvio cresce che devi in bagnarla, autonomia. guardarla. E quindi ho detto che okay, vado sul sicuro. E basta, ragazzi, Allora, ultima io. cosa, vi raccomando, qualsiasi pianta voi abbiate in casa, giratela almeno una volta al mese, Verso la mezzo giro, perché luce. deve per il fototropismo, che lo conoscerete tutti, fototropismo, che se no prende la luce solo da una parte si rovina. E E poi basta. un'altra cosa che noi adesso abbiamo messo in atto è quella, quando sei in due, di decidere chi tra i due va a bagnare le piante. Perché cosa No, no, succedeva no, no, nelle no, mie io penso alle piante? piante esterne, quelle che ho dei miei clienti e bla bla bla. Quelle in casa ci pensi tu, se vedo io che dovesse esserci qualcosa che non sta filando liscio, metto lo zampino, però a volte il danno è già stato fatto, capito? Quindi vedremo come andrà a Eh no, perché tu finire. vedi la te, vabbè, basta, ci Va fai bene. un video solo per le Per le spiegazioni piante, delle diteci piante. quindi se vi serve, se vi dovesse servire un video di Ma io non li faccio, se li fa lei, perché io vado a lavoro. massima Ah spiegazione sì, se delle volete sì. Chiedete piante e anche da esterno, perché Franci è molto bravo. a lei, io vi faccio avere le risposte tramite lei, non Va voglio. bene? Ok, no, ma nel caso ti rubiamo un'altra Ecco. volta. E basta, noi con questo video vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, Franci fa le mie stesse cose, mandiamo un bacio, un abbraccio e ci Allora, spero che vediamo. questo video vi Vi abbia sia tenuto un po' di piaciuto, vi abbia compagnia. Se tenuto vi è un po' di piaciuto, ciao. compagnia, vi sia piaciuto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!